Di particolare interesse nello studio delle macchine elettriche è la forza magnetica che risulta esercitata su una spira immersa in un campo magnetico, in particolare su una spira che noi possiamo immaginare libera di ruotare intorno a un asse. Diamo una rappresentazione della spira e cerchiamo di capire la situazione particolare. Questa sia la spira vista nel piano. Una spira non è altro che un circuito chiuso. In realtà la spira, per poter essere poi utilizzata in un circuito elettrico, dovremmo immaginare che non è completamente chiusa, ma è interrotta in un punto in cui, diciamo, avremo i conduttori che vanno verso il circuito esterno. Comunque, questa spira di forma rettangolare, numeriamo i lati, che siano il lato 1, il lato 2, il lato 3 e il lato 4. Supponiamo che la spira sia percorsa da una corrente costante I, avente questo verso. Supponiamo ancora che la spira sia immersa in un campo magnetico uscente dal piano della spira stessa, campo magnetico ancora che consideriamo costante. Questo sia B. Noi sappiamo che ogni lato della spira, essendo un conduttore percorso da corrente e immerso in un campo magnetico, sarà soggetto a una forza. Se individuiamo i vettori lunghezza, questo sia il vettore del lato superiore. Supponiamo che questo lato abbia lunghezza A e quindi il vettore lunghezza sia questo, orientato nel verso della corrente. Per il lato 2 sia questo, e supponiamo che quest'altro lato, il lato corto della spira, sia di lunghezza B. Allora abbiamo che ancora questo è A, chiamiamo questo A1, questo A3, questo B2 e questo sia B3. Sono i tre vettori lunghezza. Allora noi abbiamo che su ognuno dei lati della spira viene esercitata una forza di tipo magnetico. La F, indichiamo con F1 la forza sul lato 1, questa sappiamo essere uguale a I, la corrente per il vettore lunghezza A1, prodotto vettoriale B. Essendo A1 e B perpendicolari con B uscente dal piano sul quale stiamo disegnando, A1 diretto da destra verso sinistra, applicando la regola della mano destra, risulta che la forza F1 che agisce sul lato A1 della spira avrà questa direzione. Se ripetiamo per gli altri quattro lati, avremo questi andamenti.
questi vettori risultanti. Osserviamolo adesso, qua lo stiamo osservando su un piano, osserviamolo come dire, tridimensionalmente per capire la situazione di nostro interesse, che schematizza un po' quello che può succedere, ad esempio, in particolari tipi di motori elettrici. Quindi adesso osserviamo appunto tridimensionalmente la nostra spira, questa, percorsa sempre dalla corrente I, qua indicata dalle frecce rosse. Le forze F1, F2, F3 ed F4 risultano avere questo orientamento nello spazio tridimensionale, con B, vedete che va da sinistra verso destra, immaginando che questi elementi solidi siano ad esempio i due poli di un magnete permanente, in cui il polo positivo, quello dal quale fuoriesce il campo di induzione B, e il polo negativo, quello dove entra il campo di induzione B. Cosa succede in questo caso alla spira? Se la spira è libera di ruotare su un asse, immaginiamo che l'asse di rotazione sia questo, che si trovi a metà, diciamo, della spira. Quindi, se lo riporto sul piano, l'asse di rotazione sia questo. Allora, se noi osserviamo adesso la spira, la osserviamo trasversalmente, ne vedremo esposta la parte del lato corto, quindi quella di lunghezza B, questa. E abbiamo le espansioni del nostro magnete permanente, il campo di induzione, in questo caso lo vediamo da sinistra verso destra, e vediamo le forze F1 ed F3 rivolte una verso l'alto e una verso il basso. Sono la coppia di forze che avevamo disegnato sul piano all'inizio, mentre invece non vediamo, diciamo, le forze F2 ed F4, perché risultano uscenti da questo piano, una in direzione entrante, una in direzione uscente, e essendo disposte uguali e opposte sul lato della spira, queste sì, la F2 e la F4 si annulleranno reciprocamente, mentre invece la spira, che può ruotare intorno al suo asse posto in questo punto centrale del lato corto della spira stessa, le forze F1 ed F3 saranno una coppia di forze che agiscono appunto sulla spira, che determina la nascita di un momento torcente in grado di far ruotare la spira, se questa appunto, come abbiamo detto, è libera di muoversi intorno all'asse centrale. Andiamo a descrivere la geometria di questo schema. Abbiamo indicato col vettore n il vettore normale, un vettore di lunghezza unitaria normale, quindi perpendicolare al lato della spira, al lato di lunghezza B della spira. Supponiamo che quindi indicare con teta l'angolo formato appunto fra l'orizzontale e il vettore normale alla spira. Poi possiamo costruire qua un triangolo rettangolo che ci aiuterà a definire la coppia determinata dalle forze applicate F1 ed F3. Allora, intanto abbiamo che l'angolo teta lo ritroviamo qua nel triangolo rettangolo, avendo
appunto che n e l'orizzontale sono perpendicolari quindi all'ipotenusa e alla verticale, quindi l'angolo compreso fra questi due segmenti è lo stesso di quello compreso fra questi due, quindi avremo che la coppia momento torcente che si esercita determinato da queste due forze sulla spira rispetto all'asse centrale intorno al quale è libero di ruotare sarà data dalla somma del prodotto della forza per il braccio sul quale agisce sulla spira, quindi avremo che per la F1 abbiamo detto che è I per A vettore B la forza F1, quindi il modulo sarà ancora I A I A B la l'intensità della forza, mentre appunto il braccio sul quale agisce, che è questo è il braccio della forza, questo a cosa è uguale? Questo abbiamo l'ipotenusa e b mezzi, quindi questo cateto sarà uguale all'ipotenusa per il seno dell'angolo opposto che è teta, quindi sarà uguale a b mezzi per il seno di teta, e questo rappresenta appunto il momento della forza F1 rispetto all'asse, la coppia, quindi il momento torcente, poi sarà data anche dal contributo della F3 sull'asse, che ha per le simmetrie geometriche è identico a questo, anche se in direzione opposta. Quindi la loro somma diventa due volte il contributo di ognuno. Qua abbiamo un b e un 2 a denominatore, quindi si semplifica, diciamo, il doppio con quel 2 al denominatore, quindi avremo che è uguale il momento torcente a I per A per B piccolo, lunghezza, seno di teta. Se ridefiniamo A la superficie della spira data dal prodotto A per B, allora risulta che la coppia che stiamo chiamando con C', la coppia torcente, o meglio, il momento torcente che agisce sulla spira, sarà uguale a I per A, la superficie della spira, per B, per il seno dell'angolo teta, che in un determinato istante la spira sta formando rispetto all'orizzontale. E questa, diciamo, questa coppia appunto è in grado di mettere in rotazione la spira intorno all'asse ed è la coppia motrice, la coppia torcente che diventa una coppia motrice che viene utilizzata poi nel principio di funzionamento dei motori per ottenere una rotazione della parte appunto mobile e rotante del motore stesso.